Eccoci finalmente a integrare l'equazione del calore con le trasformate di Fourier. Allora, supponiamo di avere l'equazione del calore unidimensionale, quindi l'incognita, temperatura, chiamata T, T di XT con X reale T maggiore di 0, verifica l'equazione per T uguale a 0 è un certo dato F di X. Allora, come si può fare per integrare? Allora, questa si può anche scrivere come derivata di t rispetto a t meno k derivata seconda di t rispetto a x due volte uguale a 0. Allora, facciamo una cosa. Moltiplichiamo il tutto per elevato a meno ipx fratto la radice di 2π greco e integriamo tra meno infinito e più infinito. Ovviamente questo è uguale a 0. Allora, per quanto riguarda scriverlo non ci sono problemi, questo è 0 e quindi viene così. I passaggi che farò ora naturalmente vanno giustificati, ma si possono giustificare purché la T sia sufficientemente regolare, per esempio sia C1 rispetto a T, C2 rispetto a X e cose varie. Allora, questo lo posso scrivere come 1 fratto la radice di 2 pi greco integrale tra meno infinito e più infinito dt derivata parziale di t rispetto a t elevata a meno i px in dx, questo è integrato in dx, meno integrale tra meno infinito e più infinito di k fratto la radice di 2 pi greco per derivata seconda di t rispetto a x due volte elevato a meno i px in x. Questo è uguale a 0. Allora, supposto che, che il passaggio sia lecito, basta che la funzione t, la derivata parziale rispetto a t, siano continue e che esista l'integrale improprio, si può passare, cioè in questo caso si fa al contrario, si può passare la derivata sotto il segno di integrale, quindi si può anche fare in questo modo. Quindi viene 1 su 2 pi greco su 2 radice quadrata di 1 di 1 fratto radice quadrata di 2 pi greco t elevato a meno i px in x meno, allora, k fratto la radice quadrata di 2, allora pi greco mettiamo 2. Qui possiamo, abbiamo visto che praticamente si, integrando per parti si può scrivere che la, questa è la trasformata della derivata seconda, quindi qui abbiamo ip al quadrato, questo ho già portato fuori, integrale tra meno infinito e più infinito di t elevato a meno ipx in dx. E tutto questo è uguale a 0. Allora, a questo punto, questa è la, è la trasformata di Fourier della t. Questa. Anche questa è la trasformata di Fourier della t. Quindi, quella chiamiamola t cappuccio di p e t. Quindi questa e questa. Pertanto possiamo scrivere che, allora vabbè, questo ce lo ricordiamo, questo ce lo ricordiamo, che l'equazione del calore, tanto. Quindi possiamo scrivere che la derivata rispetto a t di t cappuccio meno k, allora ip al quadrato fa meno pi quadro,
ma c'è il meno davanti, quindi possiamo scrivere tac tac il quadro, t cappuccio uguale a 0. Oh, noi ora l'ho appena cancellato, vabbè, intanto cancelliamo questo, l'ho appena cancellato, ma noi sappiamo che la t di x, t di x 0 è uguale a f di x, quindi se moltiplichiamo per e a meno y più x, dividiamo per la radice di 2 pi greco, integriamo tra 0, tra meno infinito e più infinito, abbiamo che t di p di p 0 è uguale alla trasformata di Fourier di f, perché si tratta di fare un integrale. Allora, a questo punto abbiamo da risolvere questa equazione differenziale qui. Se le guardate e considerate P come un parametro, questa sarebbe derivata di T di T cappuccio rispetto al tempo più K P quadro T uguale a F cappuccio. Quindi questa si può risolvere facilmente. T cappuccio di PT è uguale a E elevato a meno K pi greco quadro fi f cappuccio, perché è come se voi considerate la funzione per dire t cappuccio primo più k pi quadro fi uguale 0 con all'istante 0 uguale f cappuccio. Quindi questa è la soluzione. Però quindi abbiamo, diciamo, trovato la trasformata di Fourier della soluzione. Come si fa per tornare indietro? E per tornare indietro, allora t di x e t è l'antitrasformata, quindi è 1 fratto la radice di 2 pi greco, integrale tra meno infinito e più infinito di questa, quindi e a meno k pi quadro t f cappuccio di p, per e elevato a ip x in dp. Però f cappuccio di p è 1 sulla radice di 2 pi greco integrale tra meno infinito e più infinito di e elevato a meno ip x f di x in dx. Allora, per evitare bisticci qui, chiamiamolo u, va? Perché se no, tanto è la variabile musa, cioè è la variabile di integrazione, è la trasformata di Fourier della f. Quindi possiamo scrivere che questo qui è 1 sulla radice di 2 pi greco per l'integrale tra meno infinito e più infinito in dp, scrivo subito dp, elevato a meno k pi greco quadro t, per elevato a ipx, per f cappuccio di p, per f cappuccio di p lo scrivo dopo, dunque questo l'ho già scritto tutto, per l'integrale tra meno infinito e più infinito di 1 su 2 pi greco ancora, la radice quadrata di 2 pi greco ancora, elevato a meno i più f di u in di u. Allora, mi sembra di aver scritto tutto. Allora, qui viene 1 sulla radice di 2 pi greco. Allora, possiamo fare una cosa, scambiare, supposto che questi integrali esistono, si può scambiare l'ordine degli integrali. E quindi scrivere integrale tra meno infinito e più infinito di f di u per l'integrale tra meno infinito e più infinito dell'esponenziale. Quindi abbiamo e elevato a ip x meno u per e elevato a meno k pi quadro t in ip. Quindi va fatto praticamente questo integrale.
Allora facciamo questa integrale. Facciamo questa integrale e questa integrale lo facciamo. Bisogna che lo faccia qui, poi casomai tanto c'ho i fogli, guarderò sopra che cosa devo fare. Allora, questo sarebbe t, lo scrivo qui, t di x t. Allora, noi dobbiamo fare l'integrale tra meno infinito e più infinito di elevato a ip x meno per elevato a meno k p quadro t in dp. Allora, per essere un po' più, insomma, per fare un po' più veloce, allora calcoliamo l'integrale tra meno infinito e più infinito di elevato a meno alfa i quadro elevato a i sigma x and x. Nel senso che tutto questo l'ho chiamato, questo l'ho chiamato alfa e questo qui l'ho chiamato sigma. Allora, questo sarebbe integrale tra meno infinito e più infinito di elevato a meno alfa i quadro meno i sigma x in dx. Allora, faccio l'integrale come se i fosse un parametro. Allora, consideriamo questa cosa. Se io faccio radice di alfa x, radice di alfa x meno i sigma fratto 2 radice di alfa al quadrato, questo viene con alfa maggiore di 0 e sigma reale. Allora, qui viene alfa i quadro. Allora, il quadrato di questo fa meno sigma quadro fratto 4 alfa e il doppio prodotto, quindi viene meno 2 radice di alfa per i sigma fratto 2 radice di alfa. Ho lasciato un x. Allora, 2 radice di alfa e 2 radice di alfa vanno via e quindi viene alfa i quadro meno sigma quadro su 4 alfa meno i sigma x. Allora poniamo z, mi ci vuole questo, poniamo z uguale a questo, quindi a radice di alfa x meno i sigma su 2 radice di alfa. Allora, allora abbiamo che alfa i quadro meno i sigma x meno sigma quadro fratto 4 alfa uguale a z quadro. Pertanto alfa i quadro meno i sigma x è uguale a z quadro più sigma quadro fratto 4 alfa. Allora, se sostituiamo, facendo questa sostituzione qui, il nostro integrale viene integrale di elevato a meno questa roba, quindi viene meno z quadro elevato a meno sigma quadro su 4 alfa. Poi, dz da qui, qua. Allora dz viene radice di alfa di x, quindi dx è uguale a dz sulla radice di alfa, quindi possiamo scrivere qui dz fratto qui 1 fratto radice di alfa. Poi quando l'integrale tra meno infinito e più infinito è dx, allora quando x va a più infinito, qui z viene più infinito, questo è positivo, e qui viene meno infinito. Quindi questo integrale si riconduce a questo, che allora c'ha elevato a meno sigma quadro su 4 alfa fratto la radice di alfa,
integrale tra meno infinito e più infinito di e elevato a meno z quadro in dz. Ma questa è l'integrale da gaussiana che abbiamo ampiamente calcolato e fa radice di pi greco, quindi viene elevato a meno sigma quadro fratto 4 alfa sulla radice di alfa per la radice di pi greco. Quindi il tutto è radice di pi greco su alfa elevato a meno sigma quadro su 4 alfa. Allora, al nostro... questo era il... questo integrale qui. Quindi, se noi chiamiamo... Quindi, questo era questo integrale qui. Eh? Questo integrale fa radice di pi greco fratto alfa elevato a meno sigma quadro su 4 alfa. Allora, questo si può cancellare tutto. Sperando di non aver fatto errori di calcolo. Allora, abbiamo quindi nel nostro caso x menu è uguale a sigma e kt è uguale a alfa. Quindi questo integrale qui è uguale a radice di pi greco su alfa, quindi pi greco fratto kt per elevato a meno x menu al quadrato fratto 4 sigma, quindi fratto 4 kt. Guardate un po' chi si rivede. Quindi il la nostra t di x e t di x e t viene 1 su 2 pi greco per radice di pi greco, spezziamolo, radice di kt, integrale tra meno infinito e più infinito, ci avanzava la f di u, elevato a meno x menu al quadrato fratto 4kt in u. Oh, ecco dunque, allora qui possiamo scrivere meglio, allora qui possiamo scrivere meglio perché questo diventa una radice qui sotto, quindi viene 1 fratto 2 radice di pi greco kt integrale tra meno infinito e più infinito di elevato a meno x menu al quadrato fratto 4kt f di u in u. Allora, quindi questa qui trovata con la trasformata di Fourier, supponendo naturalmente che tutto quello che abbiamo fatto sia lecito, è soluzione dell'equazione. Allora, qui vediamo tutto perché non si deve stare a... soluzione dell'equazione del calore derivata di t rispetto a t meno k derivata seconda di t rispetto a x volte uguale a 0 con la condizione t di x0 uguale a f di x. Ripeto, dopo aver fatto vedere che tutto è lecito, che si possano fare le trasformate di Fourier, che si possano fare gli integrali, che si può portare la derivata sotto il segno integrale, se no. Allora, si può notare che questa qui è la convoluzione, perché qui c'è una funzione valutata in x menu per f di u in u. Quindi questa è la convoluzione della questa qui, questa con questa è la source solution con la funzione f. Sappiamo già per quello che si è dimostrato che la convoluzione della source solution con una funzione opportuna, che basta che nel nostro caso che sia continua, che si possa fare questa integrale, insomma queste cose qui
è soluzione dell'equazione del calore. Un'altra cosa, quindi abbiamo trovato e c'è uscita fuori questa. Dice, come mai esce sempre fuori? Esce sempre fuori. Allora, questa soluzione scritta così è dovuta a Poisson. Il nostro Poisson. Poisson, sempre lui, eh? Allora, si può fare una cosa, che se si fa la trasformazione x uguale a x meno u fratto, anzi, meno x più u, fratto 4kt, fratto kt, allora, di x è uguale a di u fratto 4kt. Di conseguenza, no, scusate, è col quadrato, quindi 2 radice, quindi è 2 radice. Allora, qui si può scrivere allora che t di xt è uguale a 1 fratto 2 radice di pi greco radice di k t per l'integrale tra meno infinito e più infinito di f di, allora u sarebbe 2 radice di k t xi più x per e elevato a meno xi quadro. Allora, al posto di dxi ci metta, allora intanto osserviamo che quando u è più infinito anche xi è più infinito, e quando u è meno infinito anche xi è meno infinito. Dxi è questo, quindi per scrivere di u basta moltiplicare dxi per 2 radice di kt di xi. Allora, questo va via con questo, per cui anche con 2, per cui rimane t di xt uguale a 1 sulla radice di pi greco integrale tra meno infinito e più infinito di f di 2 radice di kt più x elevato a meno xi quadro in dxi. Allora, da questa forma si vede meglio, perché dalla forma che ora ho cancellato si vede che effettivamente la convoluzione dell'equazione della source solution con la soluzione dell'equazione con la funzione f, quindi è soluzione dell'equazione del calore. Questa qui, scrivendola in questo modo, si può vedere, supposto che sia lecito fare quello che dico io ora, che per t che tende a 0 più, supposto che questa sia continua, allora abbiamo t di x 0, questo tende, supposto che si possa passare al limite sotto il segno di integrale, quante supposizioni faccio, ma mi immagino che sia tutto lecito, allora f deve essere continua, f deve essere continua, allora per t che tende a 0 più, questo tende a x, quindi f di questo tende a f di x, indexi, e allora qui viene, questo non dipende, f di x non dipende da xi, viene meno infinito e più infinito e a meno xi quadro indexi, qui c'è fratto radice di pi greco, ma questo altro non è che f di x fratto la radice di pi greco, questo integrale fa radice di pi greco e quindi viene f di x. Quindi effettivamente, supposto che si possa passare al limite sotto il segno integrale, che non è banalissimo, però, cioè non è banale, bisogna che sia continua, che il limite in qualche modo sia uniforme, perché non è così banale passare sotto il segno, al limite sotto il segno integrale, però se questo è lecito, allora effettivamente verifica anche la condizione iniziale. Ecco qua.